Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: non riesce proprio a tenere la bocca chiusa la nostra vamp preferita, ovvero Tina Cipollari. Ecco svelati quali saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Dopo al fine della trasmissione Uomini e Donne, gli spettatori si sentono sempre un pochino orfani e aspettano con ansia la successiva stagione del programma. Infatti, spesso la ricerca di informazioni durante l'estate su quelli che saranno i prossimi concorrenti e opinionisti si fa molto intensa, proprio per riempire il vuoto. Non mancherà nella prossima edizione la vamp del Date Show, ovvero Tina Cipollari che non perde occasione di uscirsene con le sue imbeccate brillanti. Tuttavia, negli ultimi giorni la donna si è fatta scappare di bocca quali saranno i nuovi tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne. Ecco che cosa ha detto. Nuovi tronisti di Uomini e Donne secondo Tina Cipollari. Tina Cipollari si lascia sfuggire alcune informazioni in merito a quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne. Infatti, secondo un profilo IG del Date Show di Mediaset, Maria De Filippi potrebbe andare a pescare i nuovi tronisti tra i corteggiatori dello scorso anno, come spesso avviene per questa trasmissione. I papabili sembrano essere Carlo Alberto Mancini, Andrea Foriglio, Alessandra Fumagalli, Carpanelli e Alessio Campoli. La frecciatina della vamp non si fa attendere. Infatti, l'opinionista storica commenta sotto il post rivelatore del fandom: spero nessuno. Non si sa e in questo modo ha voluto svelare chi non sarà presente nel cast del prossimo anno e se davvero si sta facendo un augurio sincero. Quello che è certo è che queste persone non vanno molto a genio a Tina Cipollari. Dunque, se entreranno effettivamente nel programma ci sarà molto da ridere per i numerosi scontri possibili in trasmissione. Per avere notizie certe bisognerà aspettare il prossimo settembre. Spesso le personalità forti e dirompenti non hanno avuto una vita facile. È anche il caso di Tina Cipollari, la cui vita non è stata proprio una passeggiata di salute. Infatti, la vamp ha raccontato: sono nata in una famiglia modesta. I miei genitori erano due contadini, lavoravano tutto il giorno nei campi. Non avevano tempo da dedicare ai figli. Una vita faticosa e dura. Su sua madre ha detto: mia madre è stata una donna fortissima, con tante energie. Riusciva ad occuparsi di noi figli e andare anche a lavorare. Lavorava nei campi, non riusciva mai a essere felice. Quando rientrava la sera era stanca, aveva voglia di fare ma le sue energie erano esaurite. Non mi aspettavo nulla da lei, perché sapevo che non poteva dare più di quello che stava dando. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.